mi sono formato a Torino, ma ho studiato al Conservatorio di Milano dal settimo anno e in parallelo anche a Parigi, per cui ho cominciato a viaggiare mentre ancora stavo studiando. La città di Milano non mi è entrata dentro negli anni di studio. E in fondo quando sono venuto a vivere a Roma avevo 35 anni. Dal punto di vista creativo, l'influenza di una città o di un'altra sulla mia musica, io non saprei identificarlo. Sto meglio in un posto tiepido con il sole come Roma. Se posso uscire e fare una passeggiata e andare a casa con la bicicletta, sono più contento. Eppure, avendo scritto tante partiture che hanno città nel titolo, non direi che le città sono un motore di creazione. Lo sono state per me, ma sono città immaginarie, sono città calviniane, sono città intese come tante case di tanti uomini che vivono insieme. Ecco, forse è più l'aspetto sociale. Il compositore doveva essere, deve essere direi oggi, in qualche modo utile alla società, se non come un panettiere, insomma, un agricoltore, insomma, almeno come un commercialista, ecco, un ruolo diverso ma attivo. Per questo forse una città per me è un insieme di uomini, perché è un luogo in cui io cerco di fare la mia parte. Ma lo faccio sempre con la consapevolezza sincera, profonda, che quello che io combino possa essere un po' utile agli altri. Io coltivo i pomodori, io faccio il pane, faccio la musica e tutti insieme poi cerchiamo di stare meglio. Cioè, nello scrivere musica, il fatto che tu hai questi 12 oggetti che sono le 12 note, poi tutti gli strumenti, poi tutto l'aspetto espressivo e li combini e li mescoli e poi tiri fuori un risultato, mi fa impazzire di divertimento, proprio una cosa bellissima. Quasi quanto cucinare, che è un'altra cosa fantastica della vita. Hai tutti gli ingredienti per trovare il modo per raggiungere il risultato e ogni volta cambia e il tipo di espressività, alzi di più il fuoco, la abbassi, genera un risultato diverso. Non mi appassiona l'idea di scrivere un pezzo di 4 ore. Stockhausen, un pezzo che dura una giornata. No, non è per me. Mi appassiona l'idea di scrivere un pezzo di 7 secondi. Questo sì. Come si fa? Qual è il gioco? Qual è la regola? Quello sì. Quello mi diverte. Pronto il tè. Per me funziona così. Prima c'è un'idea, di solito legata a una commissione. Poi provo a immaginarmi come quell'idea si potrebbe sviluppare nel tempo diventando musica. Poi comincio a lavorare con la musica, con le note, con le pause, con le dinamiche, con gli strumenti, e poi questo lavoro lievita. Una parte del lavoro fondamentale è il rapporto con il committente. Ed è una cosa bella, ecco, chiariamola. Non è che la commissione è una cosa mercantile, sporca, no, è una cosa fondamentale. E più è bella la commissione, più intelligente il committente, meglio viene la musica. Questo è un altro aspetto determinante. Uno può ricevere una commissione da una persona sconosciuta o un musicista conosciuto che ti lascia da solo. E in altri casi invece c'è un committente che dice: tra 6 mesi mi dai il quartetto d'archi, ma magari ci vediamo tra un paio di settimane così ne parliamo. Mi mandi una mail quando sei a metà. E se vedessi una bozza? E lì è fantastico, perché allora la solitudine drammatica del compositore viene spezzata, hai degli appuntamenti per i quali stimoli la tua creatività, ti devi confrontare con qualcuno che guarderà la tua musica a quel punto, capiremo insieme delle cose, insomma, è davvero determinante. Comunque, la commissione ci vuole. Nel caso di R è successa una cosa veramente curiosa, perché un pomeriggio suona il telefono e un signore mi dice: ho letto che lei scrive su commissioni, accetterebbe di scrivere un ritratto musicale della mia fidanzata? Mi è venuto subito in mente quella stessa sera che sarebbe stato molto, molto interessante fare il committente di un pezzo di musica, e immediatamente mi è venuta l'idea di
di farlo per la persona con cui vivo e che condivide con me la vita. E ho pensato che sarebbe stato, non so perché, mi è venuto subito in mente che la cosa più interessante, più intrigante sarebbe stato fare un ritratto musicale. Qualunque altro lavoro, anche artistico, dedicato, in linea di principio, è un qualche cosa che si collega a una sua materialità. Invece la musica mi ha subito dato l'impressione che fosse uno strumento incredibile di identificazione con la persona, perché aveva la possibilità di viaggiare per sempre senza che nessuno potesse appropriarsene. Ma che cosa hai in mente? Non so. Mi viene in mente tipo per Elisa, una pagina d'album, le scrivo un piccolo pezzo per pianoforte di 2 minuti. No, maestro, mi viene in mente una cosa più importante. Un quartetto. Proviamo a chiedere al Quartetto della Scala se ha voglia di suonare. Che ne dice, un bel quartetto? E lui, ma il quartetto è bello, è poi una casa anche grande, magari lo aspettiamo, però mi piacerebbe... Insomma, maestro, è proprio il genere che mi piace è il concerto per pianoforte e orchestra. Dico, vabbè, insomma, cioè, esagerato, il concerto di pianoforte, ma si rende conto, c'è cioè, un lavoro enorme, poi bisogna farlo suonare. La cosa che mi piaceva di più di tutte era il concerto per pianoforte e orchestra. È una musica che ascolto molto volentieri perché ci sono tanti ingredienti e vedevo anche dentro questo modo di fare musica anche le contraddizioni che caratterizzano il modo di essere della mia fidanzata, e cioè da un lato la dolcezza, dall'altro la durezza, la forza, l'energia che lei si porta dentro e che sono una sua caratteristica. Gli occhi ha un suo corale proprio. Allora, e poi tutta questa roba si ferma con l'orchestra. Sono i suoi occhi che rimangono e sopra c'è l'ira di Dio, cioè lei che aveva gli occhi, lei la pianista che fa entrare qualunque cosa, di tutto di più, e intanto gli occhi rimangono aperti ma sono tenuti dagli archi fino alla fine. Poi quando riparte il corale si spengono gli occhi, se gli occhi ritornano al pianoforte, e su questi occhi entrano alcune cose, questa volta dei legni e degli ottoni, che prima non avevano partecipato al gioco, che sono, diciamo, microsintesi di quello che è avvenuto prima. Rimangono sussurri, eccetera. Passa un po' di tempo e per una felice casualità si creano le condizioni per cui io mi trovo ad avere un'orchestra che è interessata ad avere un mio pezzo, l'Orchestra Verdi, una pianista che è interessata a suonare il mio pezzo, Lilia Silberstein, e a questo punto un committente che vuole un pezzo per pianoforte orchestra. Allora richiamo questo signore e gli dico, senta, forse si può fare. Lui ha sciolto le sue riserve e ha detto che aveva riflettuto sulla realizzazione di questo progetto, che sembrava un progetto affascinante e che tutto sommato forse si poteva fare. E questo signore, amabilissimo, devo dire, comincia a parlare, parla, e stiamo, credo, 3 ore ad ascoltare la sua vita di coppia e soprattutto la descrizione di questa donna. Ho portato a conoscenza del maestro Campogrande, che nulla sapeva di questa persona, del suo modo di essere, di come era fatta, tutta una serie di dettagli, ed è partito un percorso di conoscenza indiretto e poi anche diretto, e ci siamo confrontati su quello che avrebbero potuto essere le caratteristiche di questa musica. Thank you.
pianoforte ha le sue linee, ma l'arpa, per esempio, ha delle parti molto importanti che dialogano con il pianoforte, e non soltanto l'arpa. E il pianoforte continua a tessere un arabesco. Qua non è un pianoforte concertante che impone la sua personalità rispetto all'orchestra. Continua tutto l'arabesco del pianoforte e intorno, guarda l'arpa, guarda anche tutta la parte dei legni. E gli archi hanno tutti i loro trilli, trilli tra nota reale e armonico. Quindi è una notte densa di eventi, di piccoli eventi, che portano fino a un punto in cui tutto questo si spegne e comincia altro. Eccetera. E quindi si sviluppa un secondo momento della notte con una sua crescita a un certo punto. Io non ho resistito naturalmente, proprio le mie bestie si lanciano, tutte le cose possibili e immaginabili, con le scale per terze, eccetera. E poi colpo di tam-tam, e tutto che a poco si spegne su questo arpeggione, come era qua. Qualche giorno dopo è saltata fuori l'opportunità dell'esecuzione di questo concerto, perché c'era uno spazio libero per il 4 aprile del 2013 all'Orchestra Verdi con maestro Bignamini e con la pianista Zilberstein, e che questa era un'opportunità straordinaria che avremmo dovuto prendere al volo. Avevamo una data, avevamo un giorno, avevamo una fine di questo progetto e la sua realizzazione. Ok, va bene, allora, adesso si parte. Abbiamo tutte le condizioni, facciamo un contratto, tutto diventa chiaro e comincio a scrivere. E poi a un certo punto mi sono reso conto che avrei lavorato immaginando uno svolgimento nel tempo, cioè quindi una breve azione di un carattere della persona ritratta o della sua vita, quindi facendo muovere nel tempo le caratteristiche di lei che avevo deciso di mettere in musica. Lui immaginava dei movimenti brevi che caratterizzavano gli elementi principali del suo modo di essere. Poi questa cosa nella fase della composizione si è asciugata fino a chiudersi nei cinque movimenti in cui il brano è diviso. Il primo movimento, ad esempio, ha a che fare con la loro casa, che è una casa a Milano piena di luce, e lì mi è piaciuto immaginare una casa che suona, in cui l'aspetto timbrico della luminosità è riportato. Questo era più semplice per certi versi. C'è un movimento che ha a che fare con i suoi occhi, perché molte delle foto che mi sono arrivate erano foto di occhi. Ho provato a immaginarmi delle armonie e una melodia che fissasse questo sguardo, ma poi che sotto questo sguardo, davanti a questo sguardo, passasse vita, passasse musica. È una donna molto combattiva, è una donna che fa un lavoro nel quale bisogna impegnarsi, è una donna sportiva, è una donna attiva in politica, una donna dinamica. E allora mi sono immaginato un movimento che avesse a che fare con le sue conquiste. Ci siamo spinti nelle notti di questa signora e quindi ho scritto un movimento notturno in cui c'è un'allusione a ciò che capita durante la notte. E poi c'è un movimento finale. Siccome ho scritto 1, 2, 3, 4, e ci sono queste note, questi timbri, questi suoni, questi ritmi, il 5 non può che essere così. È una linea
che deve portare là. E quindi il quinto movimento è un finale, non ha a che fare, diciamo, direttamente con una caratteristica della persona ritratta. Poi sono tutte le sue caratteristiche che sfociano là. In questo senso mi piace anche che il finale sia un finale che funziona con il resto della musica. Credo però che chi conosce R, forse lei stessa, si possano ritrovare. Ecco, una cosa che mi... Non so se mi spaventi, però certamente sarà un'emozione forte per me, sarà guardare R che si ascolta.
Mi ha detto Lilia Silverstein che doveva stare attenta a non farsi male alle dita, perché questo ultimo movimento è molto veloce, forte, molte note con accenti, gruppi di note, eccetera, per cui è tosto anche fisicamente. Il concetto del divertirsi a sorprendersi in questo caso è molto, molto, molto ben applicato, nel senso che è efficace su di me, non dico bene, bene in assoluto, finché si arriva alla fine. Ah, dicevo, l'ho finito prima di Natale. 19 dicembre 2012.
Mi piaceva moltissimo l'idea di trovare un modo di ringraziarla di una vita insieme, perché credo che sia una cosa bellissima e quando si sta bene c'è la gioia, c'è la felicità, si è raggiunto tutto quello di cui si ha bisogno. Però dall'altra parte devo dire che io mi sono divertito in un modo che non, purtroppo non potrò più replicare, nel senso che non ci sarà mai più un divertimento di questo tipo. Mi sembrava che la mia vita finisse lì. Il committente di questo lavoro, il fidanzato di R.A., ha lavorato a stretto contatto con me ed è stato un committente fantastico, di quelli con i quali puoi respirare insieme, non invadente ma presente, capace di stimolare, seguire. Sto bene come compositore quando ci sono degli interpreti con i quali riesco a stabilire uno scambio forte. Io ho conosciuto musica di Nicola Campogrande verso un anno fa, ho ricevuto un CD con i suoi pezzi per pianoforte. Per fortuna io penso che è scrittura non molto complicata. Sì, difficile, nuovo, per me passaggi difficili, ma per fortuna non così complicato come qualche volta scrivono compositori moderni. Nel caso di R ho potuto lavorare con una grande interprete che non aveva nemmeno l'abitudine a confrontarsi con un autore vivente e sono riuscito fino a un certo punto a stabilire con lei un dialogo, come ho sempre fatto invece in altre occasioni. Però questo dialogo si è spostato sul piano musicale in maniera così intensa che per me ha rappresentato una novità. Si può dire che la sua musica per me è fresca, è molto ritmica e anche immagini ci sono, perché questo concerto è che dedica a una donna e allora per me immagini vivi, così. Il fatto che il concerto fosse dedicato a una persona lo sapevo, anche se naturalmente poi non conoscendo la persona è difficile per me ritrovare poi dei particolari nella composizione. Più che una descrittività fisica, il carattere che si cerca di trasmettere in alcuni momenti, io immagino, che possa ricordare dei caratteri o delle sfaccettature di questa persona a cui è stato dedicato il concerto. R mi è stata raccontata con grande dovizia di particolare e quindi ho lavorato con tutte le informazioni necessarie per immaginare un ritratto sonoro, per immaginare anche l'idea di scrivere musica che fosse una persona, senza precedenti storici, con grande responsabilità. La scelta di avere un'orchestra che non accompagna quasi mai, un'orchestra pulsante, con una scrittura molto, molto densa, sono conseguenti al fatto di dover stabilire sempre una linea narrativa che non è mai un poema sinfonico, non c'è mai nemmeno una storia, però c'è una necessità di costruzione di immagini. Allora, il concerto per pianoforte e orchestra come memoria nella sua gestualità, nella sua potenza fonica, mi è servito in questo senso.
dovuto anche confrontarmi con quello che la solista aveva pensato, nel senso che è una prima assoluta per me, ma una prima assoluta anche per lei, e quindi ci siamo comunque dovuti confrontare con delle scelte di tempi, delle scelte di volumi, di balance dell'orchestra, e anche scelte timbriche per alcuni strumenti, le percussioni che vengono molto utilizzate in questo brano. E diciamo che stavolta ha funzionato. Nonostante abbia un linguaggio proprio, il compositore, ha comunque delle sonorità che richiamano i compositori più classici. C'è un momento molto, molto bello del concerto che ricorda quasi Ravel, Debussy. Ci sono alcuni momenti che può ricordare addirittura lo Stravinsky, che poi proponiamo. E addirittura nell'ultimo movimento io ho riconosciuto, glielo dicevo all'autore, ho riconosciuto alcuni accordi blues e gli dicevo: questo mi ricorda veramente un richiamo al blues, al jazz, e mi veniva in mente quasi Gershwin. E lui forse non l'ha fatto consapevolmente e mi ha detto: beh, è bello che tu veda alcune sfaccettature che io magari non ho visto componendole, ma vuol dire che comunque il linguaggio, il messaggio di una musica diversa e nello stesso tempo classica è arrivato. La velocità forse è il parametro a cui mi dedico con più attenzione quando compongo. La velocità nello sviluppo delle idee e la velocità metronomica del pezzo. A che velocità va suonato? In questo devo dire è utile la simulazione del computer. Questa velocità. Questo è il tuo tempo, ma è umano ancora, dai. Questa velocità non lo faranno mai, questa velocità. Però è bello pensarlo così. La brevità è una caratteristica costante della mia musica. Regolarmente scrivo musica anche estremamente breve e in generale nessuno ha mai trovato la mia musica ridondante. Se non si tratta di brevità del pezzo, si tratta di brevità di respiro. La ripetizione è un aspetto della composizione che mi interessa quando la posso usare in senso costruttivo, non per ribadire un concetto e farla lunga. Ma perché l'ho detto, poi dico un'altra cosa, poi lo ridico, poi dico un'altra, forma rondò, una cosa di questo tipo per me diventa essenziale. Riuscire ad essere sintetici, secondo me, è una cosa importante. Mi capita di costringermi ad essere breve, ecco, mi viene istintivo. La storia serve, la storia per guardare il futuro è indispensabile. Per me non è immaginabile scrivere senza avere presente ciò che è stato fatto. Ma proprio per inventare il nuovo.
Thank you.